Ciao a tutti e bentornati al mio canale Agnese Mad. In questo video andrò a realizzare il corpo di una bambola in stile Tilda su uno stampo non originale. Con questo ho creato questa bambola, ma anche Babbo Natale e le bambole che vedete in queste foto. Ecco lo stampo che ho usato per questo video dimostrativo. Su collo, polso e caviglia ci sono delle piegature per il cambio di stoffa. Dato che questa bambolina indosserà pantaloni jeans, lo stampo del corpo lo ritaglierò in due parti e queste approssimativamente sono le misure in centimetri. Quando andremo a cucire i pezzi ricordiamoci di non cucire le parti segnate in giallo che serviranno per girare il lavoro e per inserire l'imbottitura. Possiamo iniziare disegnando le sagome delle manine su stoffa di cotone color carne. Ci serviranno 4 stampi che andremo a realizzare 2 con il pollice disegnato a sinistra e 2 speculari con il pollice disegnato a destra, in modo che combaci la sagoma quando in seguito andremo a posizionare i pezzi dritto su dritto. Lo stesso modo andremo a realizzare gli stampi per le braccia, 2 da una parte e 2 dall'altra. E andremo a ritagliare i pezzi lasciando, come per le mani, alcuni millimetri di margine. E procederemo così anche per le gambe. Faremo i 2 stampi per il viso e 2 per il corpo, sul cotone, con motivo a fiori, come per le maniche. Come detto in precedenza, questa bambolina indosserà i pantaloni jeans, per cui la parte finale del corpo verrà realizzata eseguendo i 2 stampi speculari su stoffa jeans. E andremo alla cucitura. Uniremo lo stampo della testa a quello del corpo facendo attenzione che combacino i segni a matita e per la cucitura le stoffe saranno poste dritto su dritto. Allo stesso modo uniremo la stoffa jeans alla vita della bambola. Essendo un taglio leggermente a V, arrivati a metà, dovremo spostare la stoffa sotto e sopra mantenendo l'ago della macchina da cucire giù infilato nella stoffa per far sì che combacino i segni a matita degli stampi. Ritaglieremo quindi l'eventuale stoffa in eccesso, ma sempre mantenendo 5-6 mm di margine sul perimetro e passeremo alla stiratura. Andremo quindi ad unire le 2 metà del corpo, ricordiamoci di porre le stoffe dritto su dritto. Cuciremo facendo attenzione che combacino perfettamente i punti di cambio di stoffa, eventualmente aiutandoci fissando il lavoro con degli spilli. Iniziamo quindi a cucire. Quando saremo arrivati al profilo del naso, si dovrà aver cura di spostare la stoffa ad ogni punto, tenendo l'ago infilato, sollevando il piedino e direzionando verso il segno a matita del nostro stampo. Ora potremo ritagliare l'eccesso di stoffa anche sul perimetro e andremo a rigirare il lavoro. Perché la stoffa all'altezza del naso venga rigirata bene, utilizzo una matita con punta di gomma morbidissima. Non utilizzate oggetti troppo appuntiti per evitare di forare il cotone. Si passerà quindi di nuovo alla stiratura. Il lavoro procederà unendo le mani al braccio e in seguito unendo le 2 metà di ogni braccio assieme. Facciamo sempre bene attenzione che i segni a matita coincidano perfettamente. Con
Come per il naso, anche per i pollici procediamo sistemando ad ogni punto la direzione della stoffa. Riduciamo il margine ritagliandolo e rigiriamo il lavoro. Tutti i pezzi sono pronti e stirati, anche le gambe che non ho fatto vedere nel video. Si può passare ora all'imbottitura. Per viso e mani utilizzo questa imbottitura sintetica specifica per bambole, morbida e ricca. Inserisco poca imbottitura per volta e la spingo bene con le dita verso la testa. Utilizzo ancora la matita con punta in gomma per spingere l'imbottitura nel naso e continuo a riempire la testa della bambola finché risulta bella piena e abbastanza dura. Per il corpo della bambola utilizzo invece l'imbottitura a metro, che è un po' più grezza al tatto rispetto all'altra. Con le mani separo lo strato di imbottitura e proseguo riempiendo il corpo. Ecco l'imbottitura delle braccia. E delle gambe. All'altezza del ginocchio farò sì che l'imbottitura sia meno pressata e compatta, perché a quell'altezza andrò ad eseguire una cucitura per facilitare la piegatura delle gambe. Per sigillare l'imbottitura effettuerò una piegatura verso l'interno dell'estremità della stoffa, posizionando cucitura su cucitura nel caso delle gambe, e passerò al cucito. E dopo aver scelto l'altezza giusta, eseguirò la cucitura anche per il ginocchio. Anche il corpo andrà chiuso risvoltando verso l'interno alcuni millimetri di stoffa. Allo stesso modo chiuderemo anche le braccia. Ecco qui i pezzi imbottiti. Non resta che cucire braccia e gambe al corpo, che solitamente vado a cucire a mano. Il corpo della Tilda è pronto. Nel prossimo video vedremo come proseguirà il lavoro per personalizzare e rendere unica la nostra bambola. Sul mio sito, qui in sovrimpressione, potrete trovare tutti i lavori che ho realizzato. Ciao a tutti!